certo bisogno di aiutare. Avrete visto sul foglietto come questa seconda domenica di Pasqua è detta della Divina Misericordia. Allora noi parleremo della Divina Misericordia. Cioè io spiegherò il significato della misericordia. C'è stato, e molti lo sanno, qui nella terza pagina, una suora, Suor Faustina Kowalska, la quale ha avuto delle rivelazioni straordinarie da parte di Gesù e raccomandava a lei di essere devoti della Divina Misericordia del Signore. Per tale motivo, cioè questa suora che ha avuto questi doni straordinari è stata beatificata nel 1993 e canonizzata, quindi è santa, nel 2000. Siccome io non mi contento mai delle cose che dicono, voglio spiegare meglio quello che ha detto Suor Faustina, quello che Gesù ha detto a Suor Faustina. Ma che sei meglio di Gesù? Non so meglio di Gesù. Ma nelle rivelazioni private non è detto che venga spiegato tutto dall'A alla Z, viene spiegato un pezzetto. Quindi la devozione alla Divina Misericordia. Ma perché Dio Padre è misericordioso? Che motivo c'ha? Dio soprattutto deve essere giusto, e se è giusto, come fa a usare misericordia? Se ad Adamo ha detto non mangiate i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché qualora ne mangiaste, morireste. E com'è che sono morti? È vero che hanno perduto la vita divina, questo è vero, però non sono morti. E noi continuiamo a vivere qua. E perché viviamo noi? Perché Dio è misericordioso? E no, non basta. Dio non può essere misericordioso senza la giustizia. Qui sulla terra la giustizia è amministrata male. Qualche volta sento alla televisione delle persone a cui è stato ucciso il figlio, il marito o altre cose, e che vedono gli uccisori, gli omicidi che hanno ammazzato queste persone care, che tranquillamente passeggiano per la città. Perché? È perché i giudici l'hanno, dopo un anno, due, tre di detenzione, l'hanno liberato. Ma come? Io sto senza figli, senza marito, e questi stanno a spasso. Loro che mi hanno privato per sempre. Non è la giustizia, è difficile essere giusto, ma Dio deve essere giusto. E allora se Lui ha detto che se uno pecca muore, è quello che deve morire, perché non muore? Qual è il motivo? Io lo devo spiegare, qual è il motivo. Allora, per spiegarlo, mi ci vorrebbe un po' di tempo, però cerchiamo di abbreviare leggendo il Salmo che abbiamo letto oggi, Salmo 117, questo era scritto nell'Antico Testamento, già era misericordioso Dio nell'Antico Testamento. Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia, dica Israele che Egli è buono. Eterna è la sua misericordia, lo dica la casa d'Aaron, eterna è la sua misericordia, lo dica il Re Dio, eterna è la sua misericordia. In due versetti, in queste due piccole strofe, per quattro volte viene nominata la misericordia di Dio, una volta per tutti gli uomini si devono rivolgere alla misericordia di Dio. In maniera particolare Israele, in maniera particolare Aaron, che è il sommo sacerdote, quindi tutti coloro che fanno parte del sacerdozio d'Aaron, e poi tutti coloro che temono Dio. Se temi Dio, non devi aver paura di Dio,
perché Dio è misericordioso, devi confidare sempre nella misericordia di Dio. Io mi domando, ma come faceva ad essere misericordioso Dio nell'Antico Testamento? Come fa? Se dice una cosa e poi se ne fa un'altra, no? Non può essere questa storia. Allora, la spiegazione sta nelle parole: ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Questo agnello di Dio, nel libro dell'Apocalisse, oggi abbiamo letto soltanto l'introduzione del suo libro, al capitolo 4 e soprattutto al capitolo 5, ti fa vedere come la creazione non può cominciare, ripeto, la creazione non può cominciare se non compare l'agnello immolato che romperà i sigilli, i sette sigilli che impediscono l'inizio della creazione. Dio è giusto, ecco la giustizia di Dio, l'agnello immolato. Se vuole che l'uomo viva sulla terra, che è peccatore e dovrebbe morire, lui manda suo figlio perché muoia al posto dell'umanità. Avete capito bene? Egli manda il figlio suo, vuole che il figlio suo non solo si faccia uomo, ma muoia, caricandosi del peccato degli uomini al posto dell'umanità. Se noi siamo vivi è perché lui è morto. Se il mondo esiste, tutto il mondo esiste, pure gli atei, pure quelli che non sono cristiani, pure quelli che sono avversi a Dio, tutti se vivono è perché l'agnello si è immolato, il figlio di Dio si è immolato. E il figlio di Dio si è immolato che significa? Che è morto? No, non basta. Devi sapere perché è morto, per quale motivo è morto. Allora puoi cominciare a capire la misericordia di Dio. Il padre ha voluto che il figlio si caricasse dei peccati degli uomini, del peccato del mondo. Il peccato del mondo non significa un peccato, significa tutti. Tutti i peccati del mondo, a cominciare da Adamo fino alla fine. Se Adamo ed Eva, dopo aver mangiato il frutto dell'albero proibito, non sono morti, è per l'agnello immolato. E per noi che celebriamo la messa, diciamo, ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Lui muore per noi. Ma non muore perché lo uccidono. Questo è importante. Perché se morisse perché lo uccidono, tante persone muoiono perché vengono uccise e poi non avrebbe senso. Significa che è debole, significa che è mortale. Lui è immortale, non può morire. Allora se chi non può morire muore, deve essere successo qualche cosa che l'ha reso mortale. Avete sentito? Qualcosa che l'ha reso mortale. E che cos'è che l'ha reso mortale nella sua natura umana? L'aver preso su di sé il peccato del mondo. Lui è diventato peccatore al posto nostro. Dice, vabbè, ma che, se lui muore, allora siamo due a morire, lui e noi, no? Perché lui, figlio di Dio, prende su di sé il peccato del mondo, per tale motivo muore. E questa sofferenza e questa morte ha un valore eterno, come eterna la misericordia di Dio, eterna anche questa morte che lui fa, ve l'ho detto, sta al principio, all'inizio del mondo. Il mondo non comincia se non c'è l'agnello di Dio che rompa i sigilli che impediscono la creazione. E allora, in tale maniera, noi oggi ancora godiamo del frutto di quella morte. In che modo? Con la celebrazione dell'Eucaristia la rendiamo sempre presente a mano che passano gli anni, fino alla fine del mondo. Di modo che lui, una volta che è entrato nel regno della morte, l'ha vinta.
Allora che cos'è importante da capire? Che tutti gli uomini muoiono, non c'è un uomo che non sia morto. È lapalissiano questo, no? Che ci sta un uomo che non è morto. E non c'è nessun uomo che è risorto, nessuno. Tutti magari hanno tentato di vincere la morte. In televisione hanno fatto vedere molte volte programmi sull'Egitto, sui faraoni, sull'imbalsamazione dei faraoni. Per fare che? Per vivere, per essere immortali. Tutti quelle piramidi stanno a ricordare il desiderio che gli egiziani avevano dell'immortalità. Noi dentro ci abbiamo questo desiderio di essere immortali, però non lo siamo. Ma perché? A causa del peccato. Perché noi, in origine, usciti dalle mani di Dio, eravamo immortali, e invece siamo morti. E perché siamo morti? Per il peccato. Allora il Figlio di Dio che deve fare? Deve prendere su di sé il peccato del mondo. Per tale motivo morire, quindi non morire perché qualcuno lo uccide, nessuno l'ha ucciso. Non dobbiamo presentare Gesù come vittima dell'ingiustizia umana, che è stato condannato in maniera aberrante. Certo, è vero, lui era innocente, è un errore della giustizia, non c'è dubbio, ma deve avvenire, deve avvenire, perché se non avviene è finita per noi. La creazione non si fa. E lui non è che può morire stando dentro casa, dice adesso prendi i peccati degli uomini sopra di me. No, è stabilito che lo deve fare sulla croce. Lo deve fare sulla croce. Allora ci vuole prima l'ingiustizia umana che lo condanna a morte, poi l'incapacità dell'uomo di farlo morire, e poi lui che al momento giusto dice al padre: padre, sono pronto a prendere su di me il peccato del mondo. Il padre gli scaraventa addosso tutto l'orrore del peccato, di modo che lui si sente spezzare il cuore dal dolore e grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi dice: adesso ho fatto tutto quello che mio padre mi ha chiesto. Chinato il capo spirò. Che cosa ha fatto tutto? Ha imparato l'obbedienza, ha imparato ad essere obbediente al padre in una cosa in cui di per sé non c'era obbedienza che tenga, cioè di essere cacciato dal padre, è spinto, non lo voleva fare. Bisogna capire bene il dolore che Gesù ha provato nelle tre ore di agonia alla vigilia della morte, quando per tre ore ha detto al padre: padre, se è possibile passi da me questo calice, non voglio berlo. Ha dovuto piegare, ha dovuto imparare ad essere obbediente. E perché? Perché doveva fare quest'obbedienza? Perché era l'unica che avrebbe permesso al padre di essere misericordioso. E la misericordia di Dio nasce dall'obbedienza del figlio, che prende su di sé il peccato del mondo e muore. È una sofferenza atroce, ci è durata poco, sì, ma le cose che fa Dio, le cose che fa Dio sono eterne, pure se sono fatte in breve tempo, sono sempre eterne. E per questo Gesù è presente già al principio, prima che Dio cominci a creare, Dio Padre, lui è presente, perché se non è presente non crea, non si può creare. Sono riuscito a farvi capire questo rapporto tra l'obbedienza del figlio e la misericordia del padre. Allora il padre è giusto, perché? Perché qualcuno l'ha fatto morire. E chi ha fatto morire? Il figlio, al posto nostro, al posto dell'uomo è morto il figlio. Ma il figlio, essendo Dio, è risorto, ha vinto la morte, era l'unico che poteva vincere la morte, nessun altro,
Allora noi godiamo insieme della morte di Gesù, perché se non c'è stata morte per il peccato del mondo non si fa niente, e poi non poteva morire, e della resurrezione. Quindi la Pasqua veramente è un passaggio. La parola Pasqua significa passaggio. È il passaggio dalla morte alla vita. È il passaggio dalla vita alla morte e dalla morte alla vita. Gesù in tre giorni è vivo, muore, risorge. Sono passaggi. E sono anche il nostro passaggio. Noi che siamo poveri peccatori, tutti, nessuno escluso, possiamo passare alla vita per mezzo di Lui. Allora, la celebrazione dell'Eucaristia è questo. Il potere dell'Eucaristia sta in questo, soprattutto, nell'offrire al Padre il Figlio che ha preso su di sé il peccato del mondo. Quindi al Padre gli offriamo il Figlio inchiodato sulla croce, che dice: Padre, sono pronto, fammi bere il calice della tua ira. Ecco, è la sofferenza di essere cacciato dal Padre. E poi dopo la gioia di poterlo ricevere nella comunione, il risorto. Al Padre lo offriamo che muore, a noi il Padre ce lo dà che risorto, perché possiamo avere la vita anche noi. Allora, io ho detto che legge sta a fare, e ho letto i primi due versetti. Adesso leggo gli altri versetti e vedete come nell'Antico Testamento, quando Gesù non c'era, mancavano migliaia di anni ancora, però era presente, perché questi, io non so chi ha scritto questa cosa, ma l'ha scritto uno illuminato da Dio: la pietra scartata dei costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è del tempo di Davide, questo salmo, quindi 800 anni prima di Cristo, ma già vede nel futuro che Gesù sarà scartato, è la pietra scartata dai sommi sacerdoti che lo condannano a morte, perché non vogliono credere che lui è veramente figlio di Dio, vogliono mettere alla prova. Se sei figlio di Dio non te muori, ma se non sei, allora muori. E siccome è morto, se vedi che non eri figlio di Dio, sei morto, sì, però è risorto. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Questa è l'opera che è stata dal principio alla fine del mondo. Tutto dipende da questo. Erano più intelligenti loro che noi. Loro, voglio dire, Israele. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Rallegriamoci, perché? È perché ci sta l'agnello immolato. E invece io vedo continuamente che la parola rallegriamoci nel Nuovo Testamento non ci sta mai. Io ho citato l'Ave Maria, Ave Maria, Ave, ma che te Ave? Rallegrati, o Maria. In greco ci sta scritto Kaire, che carino bene, rallegrati, o Maria. Oppure rallegrati, o Immacolata Concezione, che carino bene significa piena di grazia, quindi Immacolata. Ma se io dico Ave, ma che significa Ave? Ave è una parola della vita, non appartiene alla Bibbia. A Bibbia ci sta gioisci, si ferisce. E l'altro giorno abbiamo letto, non lo vado a riprendere, Gesù che compare alle donne dopo la resurrezione. Le donne erano state al sepolcro, non avevano visto niente, tutte le donne, e se ne vanno a Gerusalemme, mentre camminano compare Gesù, e Gesù, hanno tradotto, salute a voi, Gesù dice alle donne, Gesù morto, risorto, alle donne che sono andate a cercarlo, l'incontra e dice salute a voi. Ma un morto che risorge dice salute. Che salute. Rallegratevi, siate felici, gioite, come sta scritto qua, qui che c'era scritto. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso.
ci dobbiamo rallegrare, essere felici. A Maria l'Arcangelo gli ha detto sii felice perché il Signore è con te e adesso vuol venire dentro di te, è con te perché è con Israele e tu vieni da Israele. Ma siccome tu sei l'arca per eccellenza, formata da Israele, vuol venire dentro di te, vuol essere concepito dentro di te. E allora gli dice, ave, oppure salute, ma che ti salute? Salve, ma che ti salute? Gli devi dire, rallegrati, gioisci, si felice. Poi, dona Signore la tua salvezza, dona Signore la vittoria, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Certo, Gesù è venuto nel nome del Signore, è Lui, l'unico che ci può salvare, non ci sta nessun altro. Ho detto, gli uomini stanno tutti sottoterra, nessuno è risuscitato, nessuno! Se ci fosse uno, l'avrebbe detto, dice io sono risorto. Dove sta? Chi lo dice che è risorto? Non ci sta nessuno, ci stanno le ossa, ci stanno, sta la polvere. Di Gesù non ci stanno né le ossa né la polvere. Lui è morto, certamente, e poi è risorto, certamente. Quindi non ci stanno le reliquie del corpo di Gesù. Qualcuno può dire, ma anche Maria, le Maria che possiamo dire? Che non è morta. Questo è il motivo per cui, secondo me, Maria non è la Redentrice, non redime. Ma per poter redimere, tu mi devi prendere su di te il peccato del mondo. Maria mia, te ne sei preso tu il peccato? No? Lei è senza peccato. Lei è libera dal peccato, quindi non muore. Allora abbiamo queste due persone. Lei che non è morta e il figlio che è morto e risorto ha vinto. Il Redentore chi è? È il figlio. La madre non è la corredentrice. Se vogliamo cercare qualcuno che redime il mondo, indovinate chi è? La Chiesa, siamo noi. Noi. Questo titolo spetta più a noi che a Maria. Maria non ha redento. Noi redimiamo il mondo, come? Celebrando l'Eucaristia. Noi celebrando l'Eucaristia siamo chiamati a redimere il mondo. E chi l'ha detto? Gesù. Gesù l'ha detto nel Vangelo che ho letto oggi. Non appena si presenta, Gesù dice, pace a voi, sturate le orecchie, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. A fare che? A fare quello che ho fatto adesso. Ero morto, sono risorto. A offrirmi come l'agnello immolato. Quindi non a questo non è di andare a predicare, quella è un'altra storia. E questa è la cosa principale, la missione. Per questo ho detto tante volte, alla fine della celebrazione eucaristica, dire la messa è finita, andate in pace, secondo me non ha nessun valore, nessun significato. Perché quella che stiamo a fare non è una messa, è una missione, è lo stesso verbo, la stessa parola, lo stesso significato, ma è la missione che ci è stata data. Quale? Di offrire l'agnello immolato al Padre nella consacrazione. Quando alzo così l'ostia, no? Io lo sto offrire al Padre e il Padre vuole che glielo offra, perché se non lo offro non può usare misericordia con me, lo volete capire? A partire da me non può essere misericordioso, non può. La sua misericordia è basata sul sacrificio del figlio, sull'obbedienza del figlio. Ecco perché vuole che io lo offro, se no come fa a usare misericordia? Se i cristiani non vanno a messa, non capiscono niente. Se ci vanno, Dio vorrebbe essere misericordioso, però ci riesce a usare questa misericordia, perché noi non glielo offriamo il figlio, ce l'ha dato. Gli ebrei offrivano i sacrifici gli animali, noi gli offriamo l'animale. Che poi avete portato qua pecora qua, qua agnello, no, perché ce l'abbiamo, ce lo dà lui. Allora la comprensione dell'Eucaristia è fondamentale.
i veri operatori della redenzione siamo noi. Per questo, dopo che è apparso l'agnello nell'Apocalisse e viene detto, ecco quello che romperà i sigilli, tutte le creature che stanno nella mente di Dio ancora ne esistono, non sono ancora create, prorompono in un canto di gioia, di ringraziamento. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, di romperne i sigilli, perché sei stato immolato. E dai. Grazie, ma gli fa dolore. Ed hai riscattato. La parola importante è riscattato. Redento, riscattato, non salvato. Ed hai riscattato per gli uomini, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E li hai, l'altro verbo qual è? Bene, sono più bravi che me. E li hai costituiti un regno di sacerdoti. Che siamo a far qua noi? A regnare. Cioè siamo a trasformare il mondo. Ci abbiamo la potenza di trasformare il mondo. E perché? Perché offriamo l'agnello immolato. Questo pezzetto che ho citato, io non me ne ricordo, lei se ne ricorda perché sta tranquilla, io sto a parlare, sto a pensare mille cose, allora me ne scordo quello che devo dire, le parole me se passano le menti. Due parole, arrivimi la prima, riscattato, noi siamo riscattati. Riscattare significa siamo liberati dal peccato originale col battesimo e viviamo in questo mondo e possiamo operare da riscattati. I musulmani non sono riscattati, però saranno salvati da chi? Da noi, dai riscattati, i quali offrendo l'Eucaristia potranno nel giorno del giudizio a coloro che sono degni di entrare in cielo liberarli dal peccato. Perché l'hanno fatto nel giorno che hanno partecipato all'Eucaristia. Quindi qui ci sta qualcuno che prende nota, un angelo, non so chi, di quello che noi facciamo. E in quel giorno ci presenterà la nota. Questo è quello che ha fatto. Questo cristiano ha lavati dal peccato originale 1000 musulmani, che erano degni di entrare in paradiso ma non potevano entrare. Ma lui l'ha riscattati. E allora vengono tolti dalle fauci del drago e entrano in cielo. Pensate che stiamo a fare qua, questa è una delle cose, e potremmo fare miracoli. Io quasi quasi chiedo al Signore, ma fa qualche miracolo qua dentro, prima che me ne vado, che lo possano vedere tutti, perché io dico queste cose che so bene, e le dico col cuore, se vuoi pure. Riuscite ad avere la certezza di quello che vi dico, avere questa fede, io sono sicuro che qui dentro, prima che me ne vado, farà qualche miracolo, che rimarrà come ricordo. Ricordo di questi 50 anni e passa di permanenza come parroco dentro a questa chiesa a predicare, voi a sentire. Allora, io gliel'ho chiesto, io ce l'ho dentro questo miracolo, io in questo momento chiedo un miracolo al Signore, non ve lo dico, non ve lo posso dire, però se accadrà, qua dentro delle calore corde, qua, un miracolo che tutti possano constatare, riguarda qualcuno di voi, c'è chi? Riguarda uno di voi che frequenta questa chiesa, quindi tutti lo potranno vedere. Io lo chiedo proprio per amore dell'obbedienza che il figlio ha fatto, per avercelo fatto capire, per averci dato questa gioia di capire che la misericordia di Dio Padre si esercita verso di noi per l'obbedienza del figlio che si è caricata dei nostri peccati. E perché non so da quanto tempo vi dico, non più ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che non ha senso, ma dico, ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Ecco, questo è un miracolo pure questo,
però un miracolo che non serve tanto, io voglio un miracolo nel corpo, di qualcuno che è malato e guarisca davanti a noi. Ce lo vogliamo chiedere? Io penso che se lo chiediamo con fede, con vera fede, lui ce lo dà in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo, hai preso questo?